Presidente, solo alcune piccole illustrazioni e risposte. Il piano biennale per la promozione dei diritti delle persone con disabilità è previsto dalla legge, non abbiamo bisogno di scriverlo una seconda volta. È stato detto due volte, chi è che ha voluto il trust? Noi sappiamo che è stato chiesto dalle associazioni e negli atti delle audizioni al Senato hanno chiesto l'allargamento ad altre tipologie già previsto del Codice Civile, ma forse non ricordiamo che negli emendamenti della fase in commissione, tre emendamenti dei colleghi dei 5 Stelle prevedevano il trust, quindi forse la domanda la dovrebbero fare al proprio interno. Sono solo 1.400 le famiglie a cui interessa il trust? No, c'è un equivoco tra l'atto fiscale di bilancio e quello che è la platea. I 1.400 è la stima della ragioneria di famiglie con persone disabili che abbiano una successione, un'eredità superiore al milione di euro. Perché tutti gli altri casi, che sono la stragrande maggioranza, non pagano la tassa di successione, esattamente come non la paga nessun altro. Allora, la norma che qui è messa sul trust è una norma di tutela, perché già adesso si può fare il trust, già adesso si può fare la gestione commissaria, ma non ci sono quelle tutele che alla morte dei genitori garantiscono a quella persona di continuare a avere l'assistenza e le tutele di contenuto che non sono solo di soldi, sono le scelte che si fanno, il sostegno a stare nella propria casa, gli aiuti familiari che invece è necessario che ci siano e sono la vera garanzia e risposta alla preoccupazione delle famiglie.